tutti, io sono Ilenia, ben trovati in questo nuovissimo video. San Valentino, quindi speciale San Valentino. E auguri a tutti gli innamorati e tutti i fidanzati, mogli, mariti e amanti e chi ne ha più ne metta. Allora, oggi, a differenza dell'anno scorso, vi andrò a fare un elenco, un video sulle serie TV, perché l'anno scorso vi ho fatto la recensione di Romeo e Giulietta. Quest'anno invece ho deciso di dedicarmi alle serie TV, perché andremo a vedere quali sono le puntate di 20 serie TV dedicate proprio a San Valentino. E partiamo subito con Beverly Hills, 2x22, una cicogna per San Valentino. Nel lontano 1992, quando io non ero ancora nata, però ho recuperato Beverly Hills e adoro. Forse una delle serie TV più belle degli anni 90. Non l'unica e forse neanche la prima, però una delle più belle. E quindi chi vuole vedere magari qualche puntata di serie TV un po' così a caso dedicata a San Valentino può partire proprio con la 2x22 di Beverly Hills. È un po' vecchiotta del 92, però non fa niente. Poi un'altra serie un pochino più giovane, però non di troppo, è Re Medici in prima linea con la 1x16 San Valentino, proprio puntata chiamata così, del 1995. Io ancora recupero tutte le stagioni di ER, però ragazzi, adoro R, io mi sto recuperando negli ultimi 2 anni tutte le serie TV medical drama, ecco, dedicate a medici, infermieri e cose varie, e R è proprio una di queste, quindi non potete perdervi R in generale e giustamente la 1x16 dedicata a San Valentino proprio oggi. Poi abbiamo Friends 1x14, un rito per San Valentino, anch'essa del 95 e adoro Friends. Ecco, Friends forse è la prima serie TV degli anni 90 che preferisco in assoluto, cioè io adoro Friends, quindi non posso non consigliarvi Friends come in generale, dovete recuperarla tutta. E oggi magari se volete vedere una puntata di Friends, 1x14 è adatta per oggi. Poi abbiamo la 2x16 Caccia all'uomo di Buffy the Vampire Slayer del 1998. Questa non l'ho mai vista, quindi non so com'è, però volevo comunque citarvela. Per chi la conoscesse, fatemi sapere nei commenti se anch'io dovrei guardare questa puntata perché non la conosco. Quindi, però, mi sembrava giusto dirlo, ecco. Poi abbiamo Dawson Creek, questa sì che l'ho vista, la 3x14, una serata particolare, anni 2000, io ho 2 anni nel 2000, però sti cazzi, ho recuperato anche Dawson Creek e adoro. Poi abbiamo 2x13 San Valentino di Streghe, che sto recuperando proprio in questo periodo, quindi ho visto da poco la 2x13 di Streghe, adoro. Ovviamente dovrei recuperare anche il reboot che hanno fatto recentemente, però fatemi finire prima Streghe. E adoro Streghe, è da vedere. Poi abbiamo Desperate Housewives, 1x14, L'amore è nell'aria, anno 2005. Quindi altra puntata da vedere il giorno di San Valentino. Poi abbiamo, oh, allora, questa è un'altra serie TV epica, Gilmore Girls, quindi una mamma per amica, stagione 6, episodio 15, 6x15, San Valentino in 4, anno 2006. Io non so quante volte ho visto una mamma per amica, forse troppe, troppe, però è dal lontano 2000, sì, forse 2006, 2005-2006 che guardo una mamma per amica e ho recuperato poi tutte le altre puntate. E quindi non potevo non citarvi una mamma per amica 6x15, 7x24, episodio da vedere, giorno di San Valentino. Poi abbiamo Smallville, 6x13, il rossetto, anno 2007. Anche questa è una delle mie serie TV preferite, non dico che sia eccezionale, che è la più bella di tutte, la più figa di tutte, perché essenzialmente non lo è, oggettivamente. Però
diciamo, una delle primissime serie TV che io abbia mai visto, quindi sono molto affezionata a Smallville e non potevo non citarvela, quindi 6x13 Smallville. Poi arriviamo a metà di questa classifica con Mad Men 2x1. Nuovi, giovani e creativi, anno 2008. Questa non l'ho mai vista, quindi è un suggerimento anche per me. Fatemi sapere se voi l'avete visto e se la consigliate da vedere tutta, ovviamente. Però magari per San Valentino si può vedere, si può iniziare a vedere. Poi abbiamo One Tree Hill, 8x15, proprio San Valentino, anno 2011. Ho visto qualche puntata così in giro, ma diciamo che questa TV non mi piace granché, anche se in realtà, perché no? Perché no? Magari se voi iniziate a vedere One Tree Hill potrebbe piacervi, quindi vi consiglio, se volete, da iniziare oggi la 8x15, che è proprio la puntata dedicata a San Valentino. Poi abbiamo Bones 6x14, Omicidio San Valentino, anno 2011. Ovviamente non poteva chiamarsi diversamente una puntata di Bones. Cioè, io ho visto qualche puntata di Bones, mi piace, però non ancora trovo il tempo per recuperarla tutta. Però diciamo che Omicidio a San Valentino è il titolo perfetto per una puntata di Bones, 6x14 San Valentino. Poi abbiamo una delle mie serie TV medical drama preferite, Grey's Anatomy. 8x14, quello che ti serve è l'amore. Non tendo molto a fare rewatch delle serie TV, faccio rewatch solamente per quelle serie TV che mi sono piaciute tanto. Grey's Anatomy è una di quelle, di quelle serie TV che mi piacciono assai, tantissimo, anche se in realtà sta perdendo tanto, purtroppo, con la perdita di Alex. È andato proprio un po' a farsi benedire, però giustamente dopo 16 anni, quindi. Però diciamo che non tendo a fare il rewatch di Grey's Anatomy perché voglio evitare di rivedere certi episodi e sinceramente l'ottava stagione è una stagione che evito, cioè a prescindere evito la stagione 8 di Grey's Anatomy, però diciamo che tendo sempre a consigliare le prime stagioni di Grey's Anatomy perché erano quelle più belle, almeno fino alla 11, cioè forse posso fare uno spoiler della stagione 11 di Grey's Anatomy, è quando Derek muore. Boh, mi dispiace per chi non ha ancora visto la stagione 11 di Grey's Anatomy, ma anche Derek muore nella 11ª stagione, quindi diciamo che nell'8ª stagione c'è qualcosa che, cioè, potrebbe ancora salvarsi Grey's Anatomy, ecco. Quindi 8x14, quello che ti serve è l'amore. C'erano ancora tutti i miei preferiti. Piango, vabbè. Poi abbiamo Once Upon a Time, quindi c'era una volta. La 1x12, Belle, anno 2012. Allora, io sinceramente avevo iniziato a guardare Once Upon a Time, ma non mi era piaciuta. Ho visto il primo episodio, non mi era piaciuto. Però diciamo che in realtà mi ispira ancora, devo dire che ancora mi ispira, quindi può darsi che un po' più avanti potrebbe arrivare anche questa tra le liste, la lista delle serie TV che sto guardando, potrebbe arrivare e aggiungersi anche Once Upon a Time, quindi anche questa volta per me è anche un suggerimento. Poi abbiamo Glee, oh, 3x13, Cuore, anno 2012. Ovviamente Glee è stata una serie TV che forse più bella per me emotivamente perché ci sono molto molto affezionata. La guardavo da piccola, avevo appunto 14 anni, 13-14 anni, quindi ero alle medie, prima superiore e ci sono tanto tanto affezionata. Quindi vi consiglio di vederla e di recuperarla perché adoro, è un pezzo di cuore Glee. Poi abbiamo Gossip Girl, stagione 5, episodio 15, Cuori Infranti, stagione 2012. Ho recuperato da poco Gossip Girl, devo dire la verità, e lo adoro, l'adoro. E ovviamente non potevo non consigliarvela. Poi abbiamo, ecco, una delle serie TV più belle che io abbia mai visto, How I Met Your Mother, stagione 7, episodio 16, Il treno degli ubriachi. Nonostante sia una stagione un po' vecchiotta,
non posso comunque non citarvela, cioè ragazzi, cioè How I Met Your Mother è la vita. Io da poco ho fatto il rewatch, quindi questa puntata l'ho vista forse il mese scorso, ecco, in realtà. E l'adoro, ragazzi, adoro How I Met Your Mother. È sempre nel mio cuore, anche lei è appunto un pezzo di cuore. Poi abbiamo New Girl, stagione 1, episodio 13, proprio a San Valentino. E anche questa non l'ho mai vista, quindi per me potrebbe essere anche un suggerimento, cioè per me medesima, quindi non posso dirvi molto. Poi ci mentiamo verso la fine, andiamo verso la fine con Castle 5x14, le mogli di Wall Street. Anche questa non l'ho mai vista, quindi per me è un suggerimento anche questa volta. E vedremo, perché ho sentito parlare bene di Castle, quindi potrebbe essere. Fatemi sapere nei commenti. Poi abbiamo infine la mia sitcom preferita, The Big Bang Theory, 7x15, la manipolazione della locomotiva, anno 2014. E cioè forse è una delle puntate più belle di Big Bang Theory. Ogni tanto riguardo queste puntate. Big Bang Theory non è solo un pezzo di cuore, è proprio il cuore, il mio cuore. The Big Bang Theory rimarrà sempre la mia serie TV preferita, la mia sitcom preferita, in assoluto, insieme ad altre, però è una delle più belle e ci sono affezionatissima più delle altre. Cioè, mi potete toccare tutte le altre serie TV, ma non The Big Bang Theory. Proprio non me la potete toccare per niente al mondo. Bene, questo video è finito. Se vi è piaciuto, lasciate un like. Fatemi sapere nei commenti quali altri episodi dedicati a San Valentino volete che io guardi. Così fate girare un po' anche nei commenti qualche suggerimento. Iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!